Dottor Teruzzi, come è arrivato lì? Che ha girato l'angolo della casa, si è fermato e ha esclamato: "Porco cane Zanella, è un dinosauro!" E quindi siamo qua, ragazzi, al Passo del Saltrio. Questa è la strada che ci condurrà direttamente al luogo panoramico dove vedere la cava dove hanno scoperto Saltrio Venator Zanellae, dove Zanella ha ritrovato i primi resti di Saltrio Venator. Bisogna stare attenti alle pietre perché qua è abbastanza sdrucciolevole il percorso. Ad attenderci ci sarà Stefano Nadile, presidente dei Naturalis Insubria, nonché gemmologo. Eccoci qua. Ciao Stefano. Ciao, tutto bene? Tutto a posto. Ecco, lui è l'esperto, diciamo, di queste zone, è, diciamo, un autoctono vero, è nato qui, cresciuto qui. E chi meglio di te può descrivere la cava? Esatto, una cava aperta fin dai tempi dei Romani, una cava estrattiva per la pietra, e sostanzialmente questa pietra è utilizzata per l'industria, per l'edilizia. Durante appunto le fasi di estrazione di questa pietra è emerso appunto un ritrovamento molto importante, che è quello del Saltrio Venator Zanellae. Ci troviamo in una zona panoramica, località Cava La Brusada. Quindi non è tecnicamente Passo del Saltrio, non è proprio giusto? No, esatto, è località La Brusada, dove appunto è stata ripresa da un'associazione questa cava, è stata restaurata e resa, diciamo, fruibile al pubblico, ed è un ottimo punto panoramico per vedere l'affioramento roccioso della cava di Saltrio, dove appunto è stato ritrovato il dinosauro. Sì, che poi vi consiglio perché è veramente bello, anche per farvi una gita fuori porta, si respira aria buona, si vedono bei paesaggi e venite proprio nel posto dove un tempo c'erano i dinosauri, quindi Una roba abbastanza unica in Italia. Tra l'altro patrimonio UNESCO. Esatto, siamo nella zona tampone dell'UNESCO e sostanzialmente la zona è diventata UNESCO per alcuni strati risalenti al Triassico. Qua siamo nel periodo Giurassico, però essendo nella zona tampone, quindi è una zona sottoposta a vincolo e tutela del patrimonio. Ragazzi, da qua potete guardare la cava dall'alto. Questo è un posto panoramico per eccellenza. Guardate la panchina gigante dalla quale guardare lo spettacolare panorama. La culla di Saltrio Venator Zanellae, lì dove è nato. Siamo nell'area del Monte San Giorgio. L'area del Monte San Giorgio si trova in parte sul lato italiano, in parte nel lato svizzero. In particolare siamo a sud del lago di Lugano, nella parte svizzera del Monte San Giorgio, situata a sud del Canton Ticino, mentre per quanto riguarda il lato italiano dell'area siamo
nella provincia orientale, nella zona orientale della provincia di Varese. Alle mie spalle c'è la cava di Salnova, la famosa cava di Saltrio, da cui proviene Saltrio Venator. Nello specifico, noi adesso in questo momento non siamo sul Monte San Giorgio, ma siamo a sud del Monte Pravello, di qua. La cava di Saltrio alle mie spalle non ospita soltanto la formazione di Saltrio, affiorano quattro formazioni e riconosciamo abbastanza bene quattro colori anche da questa immagine. Quindi abbiamo alla mia sinistra la formazione di Saltrio, che è datata al Giurassico inferiore, al Silimuriano, Saltrio come Saltrio Venator, quindi circa 199 milioni di anni fa. Poi andando verso la mia destra abbiamo il calcare di Moltrasio, che è un po' più scuro, e ancora a destra il calcesto. Tutta a sinistra, adesso coperta dal verde, abbiamo la dolomia principale, che è più antica della formazione di Saltrio ed è datata al Triassico superiore. La formazione di Saltrio ha uno spessore di circa 16 metri. Nella formazione di Saltrio sono registrati diversi eventi e ci sono alcuni livelli particolarmente fossiliferi, e da uno di questi livelli appunto viene il Saltrio Venator. Più o meno da qui, dove vedete la pala, Zanella dice che l'ha trovato circa in quella posizione. Sono passati 26 anni da quel ritrovamento. Per me è come se fosse stato ieri. Io frequentavo quella cava dal 1982. Ero andato a Vigiù a visitare delle cave, perché sapevo che in quella zona c'erano tanti cavatori. E sono finito nella cava di Saltrio, quando c'erano ancora tutte le cave su tutta la montagna. Ad una scendendo, siamo finiti in quella in basso. Non trovavo mai niente, però io ci andavo perché entrare dentro in quelle cave per me era come entrare in un santuario. E appena potevo, o al sabato o la domenica, ci andavo spesso. Quel giorno, nel mese di agosto, ho portato due amici e siamo andati in cava, gira di qua, gira di là, avevamo trovato della calcite non bella, però oddio, e due dentini di squalo. A un certo punto l'occhio mi capita su quel masso lì, un masso abbastanza grosso, circa 6-7 quintali di roba. Allora guardo bene, si vedevano due scheggette come un'unghia di un mignolo, che io guardando bene, con la porosità, mi sembrava scheggette di ossa. Lo dico al mio amico lì, viene lì, guarda, fa ma a me non mi dice niente e via. Allora gli ho detto, senti, datemi una mano che lo spostiamo sul ciglio della strada dove passano i camion, altrimenti domani viene macinato. Allora con loro aiuto l'ho spostato sul ciglio. Poi ho telefonato al dottor Teruzzi. Gli ho detto, Giorgio, c'è un sasso in cava che dovresti guardare te. E lui mi ha risposto che non potevo venire in cava, di recuperare il masso e portarmelo a casa, che sarebbe venuto a casa mia a vederlo. E io ho detto, Giorgio, saranno 7-8 quintali di roba. Su in montagna non so come fare a recuperarlo. E mi fa, vedi te, se no lascia perdere. Allora io al momento ho detto, però dopo io sentivo qualcosa dentro che mi diceva qualcosa. Quando ho detto ai miei amici, siete disposti a venire domani, portiamo un trapanino a scoppio, tiriamo via la parte che mi sembra buona, lo alleggeriamo e portiamo giù quello che rimane? Loro dovevano lavorare, era il primo giorno di Ferragosto che chiudevano le fabbriche, però loro erano artigiani e lavoravano ancora. Allora io tornato a casa, ho preso i miei due figli, Roberto e Matteo. Matteo aveva 16 anni e Roberto ne aveva 26. Gli ho detto, io domani ho bisogno di voi due. Arrivo alla cava, la cava è chiusa. Primo giorno di Ferragosto, la cava è chiusa.
allora cosa devo fare? Se riusciti a salire lo stesso, ho avviato il trapanino, con gli espansori ho staccato la parte non buona che sembrava a me e ho portato giù il masso, un quintale, circa un quintale di roba. Tornando a casa l'ho fatto vedere a qualche esperto e tutti mi dicevano ma no, è una bufala, ma dai, ma qua, ma là. Nel frattempo io avevo già ritelefonato a Teruzzi dicendogli il sasso sta arrivando a casa mia, oggi pomeriggio vieni a vederlo perché io domani devo partire per la Sardegna. E mi ha detto va bene, oggi pomeriggio vengo. Allora io arrivato a casa il sasso l'ho messo nel mio giardino. È venuto qualche amico a vederlo e tutti erano un po' molto scettici. Io ho detto ciao, ho detto non ho niente da perdere. Ho detto a mio figlio più maggiore, Roberto, vai a prendere la mazza quella grossa. Gli ho dato 4 mazzate e un po' di sbieco che ho staccato un blocco da circa un 15-20 kg. E lì si è aperto in mezzo l'omero, lungo circa un 30-40 cm. Quando ho visto quello vuoto, cristallizzato in calcedonio all'interno, ho detto questo è un osso. Al pomeriggio è arrivato il dottor Teruzzi. Dottor Teruzzi, come è arrivato lì? Che ha girato l'angolo della casa, si è fermato e ha esclamato porco cane Zanella, è un dinosauro. E io privo d'acchito così gli ho detto ma no, sarà l'osso di un coccodrillo. E lui mi ha risposto, no, è un dinosauro, perché le ossa vuote ce le hanno solo i dinosauri e gli uccelli. Perciò questo è un dinosauro. E poi il Cristiano da Sasso, lo studioso con altri paleontologi, okay, ha costruito la storia. Qui davanti al Museo di Storia Naturale di Milano, da un anno a questa parte, abbiamo esposto un modello in grandezza naturale di uno dei rappresentanti più importanti dei fossili lombardi, ma anche italiani, cioè una riproduzione di Saltrio Venator Zanellae, primo dinosauro lombardo e ancora oggi più antico ceratosauro esistente al mondo. Animale di grandi dimensioni, circa 8 metri, che non si pensava potesse esistere già 200 milioni di anni fa all'inizio del Giurassico, cioè nel periodo Sinemuriano. Beh, il nome Saltrio Venator ci fa capire che viene da Saltrio, una località in provincia di Varese, dove nel 1996 un appassionato di fossili, Angelo Zanella, trovò il primo osso, questo in particolare, un omero destro. Non essendo un paleontologo professionista non capì subito la sua importanza, ma notando poi e mostrando a noi paleontologi che questo osso una volta rotto all'interno della roccia era cavo, aveva una grande cavità, abbiamo poi dedotto che si trattava di un osso di un teropode, cioè di un dinosauro predatore, ovviamente un animale terrestre, di queste dimensioni, e lo possiamo vedere perché quando avviciniamo l'omero alla sua posizione in vita vediamo che il braccio era veramente molto ben sviluppato. E questa è già una caratteristica che differenzia Saltrio Venator per esempio da Ceratosaurus, che era più esile, più snello. Saltrio Venator ha delle articolazioni più possenti, più robuste, e questo lo si vede anche nelle mani. È per questo che studiandolo abbiamo dedotto che aveva delle cosiddette mani d'acciaio, cioè una presa molto forte, ma questo lo vedremo meglio osservando i dettagli della superficie delle ossa. Una delle caratteristiche anatomiche più interessanti per noi paleontologi delle poche ossa trovate a Saltrio è la presenza della furcula. Questo osso, che stava qui nel petto a collegare i due coracoidi, quindi a completare il cerchio del cinto pettorale, si pensava fosse prima comparso nei tetanuri, cioè nei discendenti dei ceratosauri. Poi successivi studi l'hanno trovata
anche in ceratosauri di più piccoli, come per esempio il Celophysis, e appunto la furcola l'abbiamo trovata tra le poche ossa del dinosauro di Saltrio. È già molto ben sviluppata, con questa punta che si chiama Hypocleideum, ed è proprio quello che la distingue bene da qualsiasi altro osso del corpo di questi animali. Ebbene, Saltriovenator è praticamente il più antico precursore, il più antico portatore di un osso che poi viene ereditato nel corso dell'evoluzione fino ad oggi, perché sì, lo conservano anche gli uccelli. Questa è una furcola di pollo, si trova nel petto quando mangiamo il pollo arrosto. È lo stesso osso, ma come vedete le due braccia negli uccelli sono ravvicinate e prendono una forma a Y. Ma l'origine evolutiva di questo osso la ritroviamo, andiamo indietro nel tempo, la troviamo proprio in Saltriovenator zanellai. Vediamo molto bene il secondo osso metacarpale, che è quello diagnostico di Saltriovenator, con questa cresta sollevata e subito dopo una fossa dove c'erano i tendini che permettevano sia la distensione che il piegamento delle falangi. E la conservazione è così bella, così perfetta, che possiamo riarticolare dopo 200 milioni di anni l'osso metacarpale con la sua prima falange e vederle muovere perfettamente, studiare gli angoli di movimento. E da questo capiamo che questo labbro osseo del metacarpale serviva proprio per fermare meccanicamente le dita nella loro massima estensione. Quindi tornano a vivere le ossa di Saltriovenator in questo modo, con questo studio dettagliato. Qui vediamo in particolare sotto la prima falange un solco profondissimo, che è quello dove c'era il tendine, passava il tendine flessore, cioè quando l'animale doveva chiudere le dita contraeva questo tendine, quindi tirava tramite questi attacchi muscolari e tramite il tendine tirava l'osso e l'osso si piegava. Come vediamo in questa mappa delle ossa ritrovate, che sono quelle in arancione, gran parte dello scheletro recuperato in Saltriovenator è l'arto anteriore destro. Parlavamo prima dell'omero, trovato da Zanella, eccolo qua, l'omero di Zanella, e la furcula, che stava qua, tra scapola e coracoide. E la scapola stessa era in decine di pezzi, che dopo l'acidatura con cui abbiamo sciolto il duro calcare in cui erano inglobate le ossa, sono state reincollate cercando i frammenti come un puzzle. Abbiamo impiegato mesi e mesi per ricomporre questi tre pezzi di scapola, che poi ci danno conferma delle dimensioni di questo animale. E poi c'è la caviglia destra, rappresentata dai tre metatarsali, ossa molto allungate, poi da due ossa tarsali distali piccole a forma di semiluna che raramente si conservano. Thank you.
nella sala dei dinosauri del Museo di Milano abbiamo dedicato una teca nuova quando abbiamo presentato la pubblicazione di Saltrio Venator nel 2018, dove abbiamo ricostruito le ossa vere e proprie ricomposte soprattutto nell'arto anteriore e nella caviglia destra. C'è anche una riproduzione del blocco principale di calcare che inglobava le ossa del braccio, e vedete che le ossa erano già disarticolate perché la carcassa fu trasportata in mare quando l'animale morì, galleggiò per un po' e poi finì sul fondo, dove le correnti dispersero le ossa, che furono anche rosicchiate da invertebrati marini che hanno lasciato le loro tracce sulla superficie delle ossa di Saltrio Venator. Nella struttura della mano c'è la prova che Saltrio Venator era un ceratosauro, e infatti vedete abbiamo ricostruito 4 dita, di cui il quarto vestigiale, cioè un dito che sta scomparendo, ma l'osso più diagnostico è il secondo metacarpale, quello col numerino 6, perché su di lui ci sono le tracce di attacco dei metacarpali limitrofi e perché ha una caratteristica unica di Saltrio Venator, ovvero una fossa e un labbro osseo nell'articolazione distale molto 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 pronunciati. Questo ci fa capire che la mobilità delle falangi era molto ampia e che quindi queste mani si aprivano molto e si chiudevano molto fortemente sulla preda. E il passo successivo dell'evoluzione nei teropodi sono i tetanuri, dove restano 3 dita nelle mani, non più 4, come questo bel giovane allosauro della Morrison Formation, Stati Uniti, esposto qui in carrellata sulla pedana dei dinosauri. Un ulteriore passaggio evolutivo poi in celurosauri bizzarri, particolarmente giganti, cioè nei T-Rex, e la riduzione ancora delle dita della mano, che come sapete restano solo 2, e da un'altra parte invece Velociraptor e compagnia bella iniziano a volare, spiccano il volo. Lo studio di Saltrio Venator ci ha costretto a concentrarci sulle caratteristiche anatomiche conservate nei fossili, che non sono tante, ma sono sufficienti per differenziarlo molto bene dalle altre specie conosciute, quindi ad avvalorare il fatto che si tratti di un genere di una specie nuova e però poter anche arrivare a caratterizzarla. E questo è stato il punto di partenza per poterci dire sì, affrontiamo la ricostruzione dell'animale a grandezza naturale nell'aspetto che pensavamo dovesse avere in vita. Quindi da qui, poi da questo ragionamento, è nato poi il modello a grandezza naturale che adesso è esposto davanti al Museo di Storia Naturale di Milano. È stato un lavoro lungo, difficile, come tanti altri lavori di questo tipo, però appunto con l'aggravante che la base di partenza era composta da resti frammentari, quindi dal punto di vista scientifico e dal punto di vista poi dell'illustratore anatomico, in questo caso Marco Auditore, ha richiesto uno sforzo ancora maggiore per poter arrivare a ricostruire quale poteva essere l'aspetto, quali potevano essere le proporzioni, quali potevano essere lo sviluppo delle caratteristiche da ceratosauro, però da forma basale appunto all'interno di questo gruppo. Nel caso del Saltrio Venator abbiamo optato per fare un paio di ricostruzioni. La classica ricostruzione in norma laterale, ma anche la ricostruzione in norma frontale. Questo perché in accordo con Cristiano Dal Sasso soprattutto è l'unica vista in cui si possono vedere tutte le ossa note, che non sono molte ma sono importanti. Tra l'altro ci tengo anche a ricordare che mi sono voluto basare sull'unica ricostruzione che esisteva del Saltriosaurus all'epoca, fatta da Claudio Pagliarin, un grafico del Museo di Storia Naturale di Milano, e se controllate la mia ricostruzione si sovrappone perfettamente a quella di Pagliarin, chiaramente con poi le modifiche del caso.
Per fare la ricostruzione delle parti mancanti ci siamo basati logicamente su specie affini, ma c'è stato un lavoro meticoloso da parte di uno degli autori, Andrea Cau, nel verificare e controllare sia temporalmente che anatomicamente le specie affini. E infatti la scelta, per esempio, di dare un piccolo corno nasale al Saltrio venator è dipesa proprio dal fatto che l'analogia con Ceratosaurus è risultata evidente ad un certo punto, ma essendo più primitivo abbiamo considerato che ci fosse quindi una struttura simile ma meno sviluppata. Giusto per curiosità, possiamo vedere l'elenco dei caratteri su cui ci siamo basati per la ricostruzione ed ognuno è stato poi meticolosamente controllato e riportato sul disegno e sullo schema. Andando nello specifico ad alcuni particolari della nostra ricostruzione scheletrica, possiamo vedere che rispetto al Ceratosauro il braccio del Saltriosauro fu probabilmente più grosso e massiccio proporzionalmente. In particolare la mano era ancora più sviluppata di quella del Ceratosauro, che in qualche grado, in qualche misura mostra un grado di atrofizzazione in qualche dito. Per il resto le caviglie che conosciamo ci dicono che le zampe erano più grandi rispetto a quelle del Ceratosauro, così comunque come tutte le altre ossa che conosciamo, ed è per questo che con la nostra ricostruzione abbiamo ottenuto, usiamo questo termine, un animale più lungo del Ceratosauro. Il nostro Saltrio venator arrivava probabilmente agli 8 metri, mentre il Ceratosauro arrivava ai 6 metri di lunghezza. E quindi è già stato questo lungo lavoro per poter arrivare a dare un volto a Saltrio venator. Poi da quello è cominciato invece il classico lavoro che viene fatto per riportare in vita questi animali del passato, quindi poi la modellazione digitale, il riportare poi quello che abbiamo ricostruito a livello di file in qualcosa di concreto, quindi la fresatura con macchina a controllo numerico a grandezza naturale, poi il passaggio di scultura vera e propria, tradizionale, quindi andare a ricostruire tutte le squame una per una, un lungo lavoro manuale dove solo la mano dell'uomo è in grado di dare il dettaglio, la piega, di far sentire il peso dell'animale, anche quindi se guardiamo caratteristiche come il piede, come la tensione dei muscoli delle gambe, questo si vede appunto questo lavoro che c'è stato. E poi appunto tutto il lavoro di dover costruire qualcosa che possa durare nel tempo, quindi fare un negativo e poi per catturare tutti i dettagli che erano stati realizzati con grande abilità dal team degli scultori e poi fare un positivo in vetroresina che potesse resistere all'esterno, positivo in vetroresina che è stato studiato poi anche per essere trasportato, installato, è stato dipinto a mano, sono state aggiunte caratteristiche assolutamente importanti per dare realismo come l'occhio in vetro e così via, insomma, quindi diciamo è stato un lungo lavoro, ci sono voluti circa 6 mesi per la realizzazione del modello e la competenza di tante persone, ciascuna specializzata nel proprio ambito. Poi un lavoro che è stato seguito passo dopo passo dai paleontologi per poter appunto essere sicuri che racchiudesse tutte le caratteristiche, tutto quello che abbiamo imparato dallo studio dei fossili. Molti di voi non sanno che anche qui a Saltrio c'è una bellissima riproduzione di Saltrio venator Zanellae. Tra l'altro è molto simile al Saltrio venator davanti al Museo di Storia Naturale di Milano. L'ha fatta la Geomodel, quindi non poteva essere altrimenti, anche se la colorazione è diversa. Questa è ispirata alla colorazione dell'artwork di Davide Bonadonna. Comunque possiamo definirlo suo fratello.
Saltrio Venator, quello che può colpire, almeno a livello anche di comunicazione verso il grande pubblico, sono sicuramente le dimensioni. Si tratta di un predatore che superava, per come l'abbiamo ricostruito, nonostante i resti frammentari e grazie alle comparazioni anatomiche, un predatore che superava i 7 metri di lunghezza, abbiamo calcolato attorno ai 7,5, superava la tonnellata di peso e stiamo parlando di un animale di 200 milioni di anni fa. È vero che si può sempre richiamare l'incompletezza del record fossile, quindi niente esclude che un domani si possano trovare specie così antiche di dimensioni paragonabili o maggiori, però effettivamente Saltrio Venator al momento rappresenta tra i predatori antichi uno di quelli appunto di maggiori dimensioni. E ci fa capire come fosse già iniziata la corsa agli armamenti tra i dinosauri teropodi da un lato e le loro prede dall'altro, quindi questa crescita per arrivare dal parte dei predatori a essere in grado di sopraffare le prede di dimensioni maggiori e da parte delle prede per poter, una volta raggiunta l'età adulta, sfuggire ai nostri predatori, appunto a questi grandi sauri predatori. Va detto poi che con gli studi che abbiamo fatto, che ci hanno fatto capire anche lo stadio ontogenetico, quindi l'età dell'individuo appunto che abbiamo potuto studiare, questo dinosauro non era neanche completamente cresciuto. Allora, sappiamo che i dinosauri non smettevano mai di crescere, quindi raggiunta la maturità poi la crescita rallentava, però si protraeva per tutta la durata della vita. Però appunto va detto che il nostro Saltrio Venator, pur essendo così grande, pur superando le dimensioni che abbiamo citato, poteva ancora crescere in dimensioni, quindi avrebbe potuto raggiungere probabilmente la taglia di quei dinosauri predatori vissuti nel Giurassico superiore, quindi diversi milioni di anni dopo, appunto, però 50 milioni di anni prima l'ha fatto. Ragazzi, in conclusione penso che possiamo dire tranquillamente che le scoperte non sono finite, anche perché la cava di Saltrio è una cava industriale dove non c'è un lavoro sistematico di ricerca, ma c'è un controllo serio e attento di quello che salta fuori. Ma ci sono altri giacimenti in Italia che possono promettere che vengano fuori altri dinosauri, di gruppi sistematici anche finora non trovati, come per esempio gli spinosauri, perché tutto sommato la nostra paleopenisola non era poi tanto lontana dal Nord Africa, anzi dal punto di vista geologico, come molti di voi sanno, era parte delle terre di Gondwana. E con la speranza che il futuro ci riservi altre scoperte, altri fossili di questo magnifico dinosauro, il nostro viaggio giunge al termine. Grazie a tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo video. Noi ci vediamo alla prossima.
la carriola qua, io vado lì con questo, faccio, poi riempio la benna, tiro su, mi giro e scarico nella carriola.